qua, Varano, round 2 della 300 Super Sport, qui al mio fianco sempre Andrea Tomio. Ben ritrovati. Allora Andrea, ripartiamo da una gara 1 che ci ha dato delle risposte con un Christian Stage in dominio totale, puro, estasi pura per il tedesco. Ottimo il secondo posto per Davide Conte, terzo Carrion, quarto Bradley Smith. Una bella gara 1 tra l'altro. Sì, 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 abbiamo... dopo capiremo cosa è successo a Smith. Per l'ultimo giro molto alto, in 1.17 probabilmente un lungo. E niente, cosa aspettarsi da questa gara? Probabilmente, se le cose rimangono così, un po' una replica di gara 1, quantomeno per la prima posizione del tedesco. Però staremo a vedere, perché tutto può cambiare, sono sempre gare. Intanto sembra tutto pronto, la macchina si è posizionata, la bandiera verde. Pole di Stage, secondo Conte, terzo Carrion, Smith, Lisci, Lorenzini, Sala, Bollani, Fortini, Longo, Zanoni, Iacoi, Tatoli, Vignati, Aloisio, Callonaci, Cristini, quarta, Cervioni, Bruno, Giulian, Puzzo, Riva, Carpinone, Camellini, De Stefani, Strombin, ci sono tutti, si spengono i semafori, via! Partiti! Qualche impennata, come sempre, vediamo la partenza da parte di Christian Stage, che ci ha sorpreso. Sventola la bandiera gialla e rossa. Sventola la bandiera gialla e rossa, attenzione. Cerchiamo di capire che è successo. Tra l'altro la bandiera gialla e rossa non è un bel segnale, perché vuol dire che c'è olio, liquido, olio, qualcosa di scivoloso in pista. Allora, ti posso garantire che nella gara prima c'era stato un inconveniente con un problema, un incidente. Probabilmente quest'olio si è perpetrato a questo punto ed è rimasto. Magari li stavano avvisando. Avvisando probabilmente. Anche perché la gara, la prima gara 1 è andata al meglio delle 10, dei 10 giri. Adesso capiamo anche gara 2. Caldo, torrido, torridissimo. Una giornata veramente, veramente calda. Hai caldo tu? No, tu hai commentato con me. Ti posso garantire che faceva tanto caldo. Intanto con Andrea Longo, che è riuscito a rimettere in pista la moto dopo la caduta di gara 1. Ricordiamo quelle cadute con l'anteriore, sì, con quella pinzata, sì, di cui mi parlavi prima. Sì. Tanti problemi per diversi piloti, tra cui Lisci, che non ha completato gara 1, e ad esempio Longo. Esatto, esatto. Sì, diciamo che il punto è sempre lo stesso, alla frenata al ritorno dalla parabolichina, dove si arriva tanto con i freni in mano, la moto molto piegata, e si rischia la chiusura appunto di anteriore. Intanto vediamo, c'è sempre, sempre la bandiera gialla e rossa, eh? Sì, forse come dici te è un avviso della gara precedenza di dire ragazzi occhio che lì in quel punto è successo questo. Esatto. Giuliano intanto sorpasso bellissimo in uscita dal rettilineo. Giuliano, non è cambiata una cosa, è rimasta sempre così la telecamerina del buon Luca Giuliano, che partiva dalla 21esima posizione. Buona rimonta in gara 1 per lui. Caduta sempre là. Adesso dobbiamo anche capire chi è caduto. Peccato, perché è stata sempre la stessa caduta. La gara intanto mi sembra in fotocopia gara 1. Stage che prova ad andarsene, meno vantaggio, però se ne va, e dietro Conte, Carrion e Smith a farsi la guerra per la seconda piazza. Sì, meno vantaggio, però dai, è passato forse un giro. Un giro e mezzo. Secondo me tra 3, 4 o a anche metà 5 gara, giri. A metà gara, esatto. Tu dici già possiamo avere un raffronto. Potrebbe replicarsi un po' quello che è successo. Comunque è incredibile in come... incappano tutti in quella curva là, esatto, l'anteriore. Eccolo qui Christian Stage, intanto mentre sta cercando di andare a ultimare quello che è il secondo giro per poi entrare, addentrarci nel terzo. Iniziamo ad avere qualche raffronto cronometrico. 1.12.4 Stage, 1.12.8 Smith, 1.12.6 Conte, 1.12.4 Carrion. Vuol dire si sono svegliati che tutti, stanno eh? Volando in pista letteralmente, Andrea. Ed è una cosa normale, forse anche che fa meno caldo rispetto a mezzogiorno. Sì, forse fa un po' meno caldo. Poi magari hanno settato un po' di più la moto. Comunque, facendo due manche, hai modo di vedere dove hai sbagliato nella prima, mettere a posto qualcosa per fare la seconda. Comunque sì, ho notato nella prima variante che c'era del filler in terra. Il filler è, diciamo, è quella patina, sì, bianca, che si mette sopra appunto all'olio. Quindi ecco quello che segnalavano. Eccolo là, quello che segnalavano. Mentre Smith ha scavalcato Davide Conte, si trova in terza posizione. Uno Smith, attenzione! Da caduta di Bollani, mamma mia. Mamma mia, che rischio. Infatti si girano anche diversi piloti. Bollani è caduto. Adesso attenzione anche! Spostate la moto da lì al primo... però ci sono le moto. Esatto, passano le moto, aspettano. Infatti fanno segno, andate, andate, andate. Anche agli ultimi che passano. Mamma Andrea,
che veramente qui ho avuto delle palpitazioni. L'importante è che non sia stato nulla di grave. Quello è una delle cadute più brutte che si può succedere nel motociclismo. La cadere, caduta di Bollani, infatti fanno la qua. Rossa, fanno la rossa. Sì, rossa, sì. Rossa, bandiera rossa, giustamente. La caduta di Bollani, anche, ma non è che magari è caduto proprio in quella zona dove c'era quella pattina? Ti chiedo. Non abbiamo l'immagine in questo caso che ci possa aiutare in maniera del tutto definitiva. Se Bollani vediamo... però è caduto che... Mamma, l'importante è che non si è fatto male. Più perché cadendo ci sono stati altri piloti che hanno dietro rischiato. C'era Smith, dietro c'era Smith. No, non penso. No. Bollani si trovava in metà schieramento. Beh, insomma, comunque è stato bravo il pilota che è arrivato e non gli è andato addosso comunque. Mamma mia, che rischio. Anche perché era... Eccoli qua, intanto le immagini dopo la bandiera rossa rindugiano su una ripartenza. Evidente, si riparte dalle posizioni che si avevano al giro precedente. Probabilmente la gara... subisce anche una variazione a livello di numero di giri. Ecco qua la bandiera rossa, via, si riparte con Christian Stage che stava imponendo il suo ritmo. Mamma mia, abbiamo avuto un sussulto tutti e due, ci siamo spaventati tutti sì, e due. Sì, moltissimo. Come ti dicevo, è una delle cadute più brutte, perché tu cadi e dietro c'è tutto il gruppone. Se cadi in mezzo alla pista è un problema che ti devono evitare. Quindi Cristini quello... intanto infilato da un paio di piloti e per la precisione Cervioni è riuscito anche a scavalcarlo, mentre Stage rinizia un'altra gara. Ti chiedo, domanda secca, Andrea. Sì. Possono cambiare degli scenari quando succede una cosa di questo tipo? Sì, perché con una gara che si ferma, sì, si interrompe, cioè magari sì, tu avevi già preso sì, un ritmo sì, e può cambiare sì, per sì, tutti? Sì, può cambiare, perché poi comunque se tu parti, non lo so, la butto lì, con le gomme nuove, imponi il tuo ritmo, martelli e vai, prendi magari del margine, magari avevi azzeccato la partenza, con la ripartenza magari fai una partenza diversa, piuttosto che le gomme già usate, e cambia. Comunque la caduta che dicevamo prima non era nel punto del film, era nella seconda variante, quella di ritorno. Ecco, infatti, ecco qua, ultimano, rinizia una sorta di altra gara. Sì. Con Stage che davanti cerca di fare, di imporre subito il suo ritmo. Passa Christian Stage, ecco qua, due giri di sette, ecco qua. C'è ancora bandiera gialla e rossa, come per dire, fate attenzione. Però, rispetto a prima, Andre, c'era, vedo uno Stage che non ha preso più, già margine. Un po' più contenuto, probabilmente, non lo so, forse come dicevi anche te è cambiato qualcosa. È cambiato il vento, infatti sono tutti un po' più vicini, stanno andando tutti un po' più forte. Sono tutti andando più forte, questo qui lo stavamo già sottolineando in precedenza con quei 12.4, 12.6 fuori dal fantascientifici, perché Smith ha fatto 13.3 in qualifica, 13.3 carry on e adesso vanno a 12.6. Cosa può cambiare anche? Perché siete decimi più forti? La mente. La mente, perché tu vedi quello davanti che lo sta facendo e dici si può fare. Quindi in realtà fino a lì, se non fosse arrivato lui, bastava magari un 13 basso per far la pole. È arrivato questo, ti fa 12 e dici bisogna andare così. Longo prima abbiamo visto Andrea che tiene nona posizione. Ci è segnato ancora Bollani, ma penso che sia stato lui prima a cadere. Dopo andiamo a cercare di indugiare anche con le immagini, con Stage che passa e che non ha questo grande margine, quindi probabilmente assisteremo ad una gara che è totalmente differente. Ultimano bandiera gialla, ho visto 12.4, 12.6, si iniziano ad alzare un po' i tempi, però iniziano a essere più vicini. Sì, eccolo qui, concreti. Davide Bollani si francobolla alle spalle di Zannoni. Attenzione a Bollani, alla sua risalita, che sta cercando di tenere fortissimo, in maniera anche abbastanza impavida, alle spalle Zannoni per provare a sorpassarlo. Intanto andiamo a vedere che si stanno formando due microgruppetti. Andrea, Stage Carrion e dietro Conte Smith. Vediamo che cosa succede con Smith che ha scavalcato Conte. Questa è la prima grande notizia. Quando andranno ad ultimare il terzo giro, poi ad approfondire il quarto, Conte ha scavalcato Smith. Zulian con la sua rimonta su Magnano, non ce la fa. Ci prova, ma non ci riesce. Zulian che sta risalendo la china, l'aveva già fatta anche in gara 1 dopo una partenza non proprio ottimale, ma è riuscito a risalire la china. Forse si sta attaccando, è un po' lontano per è lontanino. Sì, cercherà probabilmente di sfruttare di più la parte tecnica dove riesce ad andare. Non sta scappando via. Non scappa Stage, sta facendo un buon ritmo, perché effettivamente è un buon ritmo quando siamo a metà gara. È una gara totalmente diversa. Io vedo ancora bandiera gialla, non capisco.
che cosa sottolinei, se è caduto qualcun altro o se è una bandiera gialla che continua a sventolare di, come reminder, ma non penso. Ma io penso sì, di solito è quando cade qualcuno. Esatto, e non abbiamo visto alcuna caduta e speriamo che non ci sia stata alcuna caduta. Intanto la telecamera va su Nicola Lisci, che purtroppo per lui in precedenza al nono giro ha abbandonato la compagnia con una caduta, quella famosa caduta che hanno avuto un po' tutti quanti, mentre Smith cerca di avvicinarsi a Carrion. Conte, cioè Smith si sta trascinando Conte, guarda Lisci come va più piano, probabilmente per paura di cadere, visto che c'è, ha avuto le conseguenze in precedenza. Intanto arriva un micro gruppetto, Bellino, Zannoni, Bollani, Iacoi, Tatoli, tutti attaccati, con Longo anche, sì, che lotteranno per la sesta piazza. Sì, sì, beh, adesso chiaramente noi tendiamo sempre a parlare su quelli che ci fanno vedere, quindi di solito fanno vedere sempre un po' gruppetto i primi 3-4. Stage sta iniziando ad andarsene, eh? Sì. Forse questo è un giro dove Stage sta mettendo, iniziando a mettere un battoncino tra sé, ad esempio, e Carrion. Andiamo a vedere il quarto giro di Carrion, 1.12.6 però, Stage fa 1.12.6, tempo in fotocopia, 1.13.2. Carrion, 1.12.6, Stage gli dà 7 decimi. Iniziano a essere importanti in un giro 7 decimi, 7 decimi sono tanti. Anche perché ne iniziano a mancare 2 di giri alla fine, mentre Smith fa 1.12.5, è il migliore in pista con Conte. 1.12.5 vuol dire che Smith e Conte si stanno trascinando l'un con l'altro, stanno provando a fiondarsi su Carrion. Previsione, secondo te ci arrivano? Per me sì. Quanti giri mancano? 2. Oddio. No. Non sono così lontani. Non... A meno tu dici di clamoroso crollo, però possono non arrivarci. Mentre Bollani è lì con Zannoni, che stanno, si stanno sfidando all'ultimo colpo, ma non riesce ad avvicinarsi, a fare quello step per avvicinarsi al sorpasso. Gli manca pochino, però ancora un zicchino in avanti e potrebbe farcela. Qua Smith Conte. È un replay intanto del... Guarda che come spiattellano diversi. Uno va interno, l'altro va... Anzi, non sono neanche Smith e Conte. No. Uno, quello dietro, sicuramente è Josephine Bruno. Dovrebbe essere Cristini, sai? Sì, Cristini. Guarda lì là come... Ma probabilmente come... è stato un sorpasso. È un replay, penso, di una fase iniziale. Sì, 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 sì. È un replay della fase iniziale, perché stiamo vedendo diversi piloti con Andrea Loris Riva... Carpinone abbiamo visto, spunta ad esempio con la numero 4, Piero Aloisio, quindi ci stanno facendo, mostrando qualche replay della, delle fasi iniziali dopo la partenza, molto interessanti. Qui andiamo su Bradley Smith, no, non è neanche Bradley Smith, ma Nicolò Lisci, è Lisci, sì, che piega, Lisci che ricordiamo purtroppo per lui non è riuscito a ultimare quella gara 1 che gli sarebbe servita tanto per fare punti, morale in vista della, degli ultimi due appuntamenti, Cervesina e Cremona. Anche perché Andrea, questo è un giro di boa e qui chi fa punti inizia a scappare, eh? Dopo diventa difficile per i diretti inseguitori. Dopo facciamo una bella comparazione una volta terminate dopo le interviste dei podi. Tanto Stage, le hanno preso Smith! Davanti Smith, clamoroso, così dal nulla, un fulmine a ciel sereno, Bradley Smith, 1.12.8, super tempo, super giro di Bradley Smith. Ma io l'ho visto davanti, perché mi trovo Carrion? Giuliani intanto, passa Carpinone, e lo ripassa Carpinone. Con che velocità poi? Carrion Smith, Conte, mamma mia, con che... apprensione stiamo anche vivendo questa, che è una bella gara effettivamente, Andrea. Sì. Però fammi vedere, no, Smith è stato risorpassato, però prima dell'uscita dalla X Smith era davanti. Adesso vediamo, perché se le daranno di santa ragione. Carrion mi sembra che non ne abbia più però per scappare, mentre Stage si è creato un bel solchetto. Sì, Stage si è messo al sicuro, diciamo, perché con questi... Guarda come esce Smith, si rialza proprio fortissimo e si rimette proprio alle strette su Carrion e proverà probabilmente anche in questo caso a scavalcarlo, anche perché ne ha probabilmente di più. Sesto giro, Andres, come arriviamo al lì? Al lì, al famoso al lì.
Guarda, siamo... Sì, ormai penso che... Era qui che ho visto Smith davanti. E qua Smith adesso è davanti di nuovo. Esce fortissimo da lì. Occhio a Conte! Mamma sul cordolo! Bello, Smith bello, esce bello. Forte, ma è secondo adesso. E allora è Stage, Smith, Carrion, Conte. Ma che se ne daranno fino alla fine? Anche perché Conte lo vedo come un forsennato. Ha col fiato sul collo di Carrion. Proverà a scavalcarlo. Guarda Bollani! Si è francobollato Bollani. A Zannoni qui lo passa? Che dici? Io penso di sì. Lo passa? No! Che gliela frenata. Chiude. Grande frenata di Zannoni che riesce a tenerla. Bravo moto. Zannoni. Dritta. Sto perdendo la voce, Andre. Sì, sì, davvero. È un problema. Tienitela un attimo che ci mancano un po' di gare da commentare. Eccoli, infatti. Smith davanti. Stage che tiene forte, fortissimo. E prova a scappare. Mi sembra che Stage abbia creato un micro gap di 3 secondi più o meno sulla compagnia, mentre Longo passato in decima posizione con Tatoli davanti, vediamo se lo passa. No, non riesce nemmeno a minacciarlo di scavalcarlo. Questo è il gruppone dritto, dei 6. Ho visto un dritto di là, eh. Un dritto? Sì, una sì, perché qualcuno è andato dritto, adesso andiamo a capire anche chi. Probabilmente rientrerà anche in gara, perché Sì. Rientrerà sicuramente, adesso cerchiamo di capire. Probabilmente sai che è proprio Tatoli. Guarda, Tatoli. guarda. Dice Christian Stage. Fa primo di nuovo. Secondo Smith, terzo Conte, che ha scavalcato Carrion e va sul podio. Conte, Carrion, Lisci, Zannoni, Bollani. Secondo me non c'è Tatoli. Infatti Tatoli è scomparso. Questa è la realtà. Arrivano come dei pazzi là dietro. Guarda lì, Zannoni. Però è sesto. Bollani, Iaccoi, Longo. Andre, per chiudere, pagniamo linea al circuito chiuso. Grande vittoria di Stage, ottimo secondo Smith. Bravo, bravissimo Stage. Smith ci ha creduto fino alla fine. Ha iniziato a martellare forte con dei tempi interessanti. E dai, è venuto fuori un bel secondo posto. Terzo Conte, bravo perché ha rimontato. Adesso andiamo a fare un paio di calcoli. Circuito chiuso, vince tutte e due Stage. Smith fa secondo e quarto, Conte fa terzo, secondo e terzo, Carrion fa terzo e quarto, si aggrovigliano un po'. Quello che interessa però al di là di tutto, Andrea, è andare a fare andiamo a vedere l'intervista a circuito chiuso e poi ci vediamo qui per fare un paio di conti, anche perché tra poco si torna a Cervesina, ma mi sa che conta un bel margine, eh? A tra poco. A dopo. Con Matteo Cressini per chiedergli com'è andata la partenza questa volta, Matteo. Bene, abbiamo vinto anche la seconda gara. Meglio non poteva andare, come ripeto, dopo lo 0 di Cremona è una grande soddisfazione per me. È andato bene, dai, adesso cerchiamo di riaprire il campionato. Ottimo, grazie Matteo, a presto. Con Davide Bollani per chiedergli com'è andata, se ha avuto il risultato che si aspettava. Allora, abbiamo fatto una bellissima gara. Avevamo la posizione che ci aspettavamo, tostissima. Andare con questi ragazzi è bellissimo, ma allo stesso tempo difficilissimo. Però ci stiamo divertendo un sacco. Ma proprio perché si hanno grandi avversari che si cresce. Esatto. Stiamo crescendo gara a gara, gara su gara. Ottimo. Sono contentissimo. E noi per te. Grazie Davide. Grazie a voi. Ciao. Grazie agli sponsor. Con Nicolò Lisci per sapere se ha avuto i risultati che si aspettava da questa seconda gara. Ma diciamo proprio sì, stare tre giri con ex MotoGP, ragazzi che fanno il mondiale è sempre tanta roba. Poi stare con loro vuol dire che qualcosa l'abbiamo capita. Peccato per lo zero in gara 1, però per sfortuna, ma fortuna anche gli altri che sono arrivati davanti a me sono caduti in gara 2 purtroppo. Però sì, sono contento. Quando ho visto che dietro di me c'era già del gap ho mollato, perché stare con loro c'era la possibilità di stare con loro, però era la chiusura di sterzo sempre ad ogni curva. E niente, sono contentissimo, vuol dire che stiamo lavorando bene e niente. Beh, stai crescendo dal punto di vista professionale, per cui tanta roba. Sì, dai, ci stiamo mettendo del nostro. Bravo, grazie Nicolò. Grazie mille, grazie a voi. Ciao. Siamo riusciti anche a trovare Andrea Longo. Com'è andata questa gara? Hai avuto ciò che ti aspettavi? Allora, questa gara è andata veramente bene. Purtroppo gara 1 al sesto giro ho commesso una scivolata, ma ci può stare perché eravamo nel gruppetto davanti. Gara 2 mi sono riscattato bene,
e sono riuscito a fare una bella gara e a prendere punti preziosi. Grandi avversari, grande gara. Sì, soprattutto i primi tre davanti. Scusate. Ma tranquillo. Sì, i primi 3-4 piloti che fanno il mondiale vanno veramente forte, quindi per me è un onore girare con loro e imparare dietro a loro. Grande, grande. Grazie. Alla prossima. Alla grazie. Prossima. Ciao, ciao. Ciao. A fine gara con Luca Zulian, livello di soddisfazione, Luca? Sì, dai, sono contento. Ho fatto comunque secondo della mia classifica. Ho fatto degli errori che non mi hanno permesso di arrivare primo, però il tempo gara ce l'avevamo. Sicuramente si poteva fare meglio. È andata così, non posso tornare indietro, però dai, posso comunque ritenermi abbastanza soddisfatto. La prossima gara sono sicuro che andrà meglio. Beh, la 300 quest'anno, categoria diciamo di combattenti. Ci sono tante persone, devi anche stare abbastanza attento perché ci si sperona continuamente qua. Eccolo lì, bello. Grazie Luca, dai, ci vediamo. Alla prossima, ciao, ciao. Grazie. Eccoci qua, abbiamo visto le interviste post gara. Allora Andre, 100 punti per Conte, 53 lisci che paga quello zero di gara 1, sì. 47 punti, tra l'altro anche su Zannoni, lisci e Zannoni sono a 53, è in cassaforte. Sì, diciamo che dovrebbe fare praticamente due zeri probabilmente. Sì, esatto, cioè, diciamo che basta veramente adesso fare terzo, quarto sempre. Conte ha praticamente cesellato 153 per Lisci e Zannoni, Sala 46. Peccato perché le wild card non entrino con i punti, perché sarebbe stato un campionato combattutissimo. Nella challenge, Andre, Zulian fa 83, Cristini 70, Trombin 65 con Magnano. Quindi di là forse c'è più lotta. Sì, assolutamente un po' più di lotta, però poi alla fine si va sempre a vedere la generale. Bellissima doppia gara per la 300 Supersport, grazie ad Andrea, Tomio. Grazie Gianlu, ci vediamo a Cervesina. A Cervesina, ciao!